Alla questura di Milano i primi taser sono in dotazione alle volanti. Gli agenti della polizia hanno svolto un corso di formazione con istruttori specializzati nell'utilizzo dell'arma. Scarica della corrente elettrica attraverso due dardi, che non sono nient'altro che degli elettrodi, che inabilitano il sistema motorio del soggetto. Un protocollo preciso regola l'utilizzo. Prima l'agente avverte che si sta impiegando il taser, poi mostra il puntatore. Se la persona da bloccare non si arrende, vengono sparati i dardi elettrici. Dopo una sperimentazione, l'arma è stata inserita fra quelle in dotazione alle forze dell'ordine. Solamente in 15-20% dei casi si arriva all'esplosione della cartuccia. È stato utilizzato ed è stato molto utile per chiudere gli interventi, soprattutto mantenendo la distanza al soggetto per l'incolumità dell'operatore. L'utilizzo del taser sarà progressivamente esteso nel tempo. Quella fascia di interventi intermedi dove appunto c'è un grado di pericolosità che non è basso tale da utilizzare lo sfoggiente, non è alto tale da richiedere l'arma da fuoco, viene utilizzato, diciamo, il taser. In Italia oltre 4.400 le armi a impulso elettrico impiegate dagli equipaggi di polizia, carabinieri e guardia di finanza nei servizi di prevenzione e pronto intervento nelle 14 città metropolitane.